Ciao Modrak, bentornati qui su Euro Truck Simulator 2. Oggi siamo con il nostro Monza R5 con tanto di frecce. E siamo non solo con il volante più realistico di Euro Truck, ma siamo anche nella mappa italiana più realistica di Euro Truck. Perché oggi, dopo tante preghiere, sì, mi sono fatto pregare praticamente per giocare a sta mod. No, no, scherzo, in realtà è perché non ho mai avuto il tempo e poi mi sono dimenticato, devo essere sincero. Ma oggi proveremo la mappa di Italy Map, che è la migliore mappa mod che aggiunge diverse città. E io, da bravo poderaccone che sono, dove vado? Vado a Brescia! Ha raggiunto Brescia, io vado a Brescia. E ho messo il mio percorso, in teoria ho visto anche un traghetto. È un traghetto sul lago, raga, con la nave. E io lo faccio subito, cavoli, lo faccio subito. Mettiamo la freccia. Mettiamo la freccia. Ok. Freccia, raga, ma le frecce, ma che figata sono. Oh, ho acceso gli abbaglianti per sbaglio. Raga, ma che figata sono le frecce. Voi non le... Ah no, sì che le vedete. Link in descrizione, raga, ma è una bomba. Non vi posso spoilerare, ma arriverà. No, non ve lo posso dire. Arriverà una roba di Monza che riguarda questo volante. Ma non che arriverà una cosa in più, è già. Però vabbè, non ve lo posso dire. Non ve lo posso dire, oh. Raga, a proposito, ma se volete, ogni tanto lasciate un commento. Io vedo che siamo 1000-2000 persone a vedere questi gameplay. Oh, raga, ma lo lasciamo un commento. Mi piace, vabbè, mi piace, ma un commento, voglio un giudizio parte vostra, soprattutto di questa mappa. Magari mi dite, ah, Podera, che è una figata. Dove la trovo? In descrizione, bro. Però, insomma, se hai un feedback su questa mod, scrivilo nei commenti, perché Matt17, il founder di questo progetto, ci tiene, insomma, li considera tutti, e quindi scrivete. Scrivete commenti positivi. Commenti negativi, però rimanete sempre, insomma, su un giudizio che si basa su critiche costruttive. No, poi fa schifo e basta. No, dovete dire se fa schifo, se non vi piace, dovete dare la motivazione. E qua vedo il cartello Brescia, let's go, ragazzi. Benvenuti. Siamo a Verona. Effettivamente è un po' difficile. È stata una cosa difficile da parte di Matt per il nostro camion, insomma, mettere Brescia su una mappa che già comunque è in scala importante. Sono curioso magari se qualche percorso qui, non so se c'è l'autostrada Brebe, com'è che si chiama? L'autostrada è questa. Questa non lo so che cavolo, che autostrada è questa? Questa non è un'autostrada, è una tangenziale, mi sa. Ok. Wow, 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 wow. Difficile qua. Qua si butta, questo si butta. Io lo so che si butta. E cornuto. Cornuto, fammi passare. Ho fatto scuola guida l'altra volta. Ok, Peschiera. Peschiera Borromeo, raga, dove si pa... Dove si perdono tutti i pacchi dalla Cina. Peschiera Borromeo. Tutti lì finiscono in dogana. Almeno finivano. Adesso non... No, Peschiera Borromeo è da un po' che non la vedo. Nei miei tracking dei pacchi che vengono dalla Cina. Stranamente, non lo so. Figa sta mappa, oh. Dai, Matt, hai ragione. È molto carina come mappa. E stiamo vedendo un cavolo ancora. Ci ho visto, se no, due strade ancora. Però molti percorsi mi ricordano quelli che facevo quando ero un tecnico informatico, ragazzi. Andavo a aggiustare le stampanti, andavo in queste strade qua. Bellissimo. Chiamo la freccia. Ok. Mettiamoci bene. Affi. Cos'è Affi? Mai sentita? Dov'è Affi, raga? Attenzione, rischio. Oh, hanno messo i cartelli italiani pure. Che figata, bravissimi. Là, raga. Boh, guarda che roba.
il cartello qua, bellissimo. Tra affi, colonnino SOS, fuori servizio. Bellissimo. Le cose arrugginite come in Italia, bellissimo. Telefono 827-9940. Sarà vero? Quasi quasi chiamo. Ok, vediamo. Let's go. Oh, ma funzionano i lampeggianti sopra, vediamo. Ma che non so se li ho attivati. Li ho attivati. Bello. Che figata. Che figata, ragazzi. Bello, bello. Gli olivi qua, i vigneti. Ah, ecco, per funzionare, attenzione, perché Bardolino, abbiamo bisogno di tutti i DLC. Bello, guarda. Abbiamo bisogno di tutti i DLC, eh. Attenzione, perché a Podrax, scarico sta mod e non prendo il DLC Italia. No, devi averli tutti. Bello. Questo è come la vita reale, più o meno. Dai. Questo ci sono stato. Poi è ovvio, non possono essere gli edifici uguali perché vengono comunque dal gioco, eh. Però le strade, quelle sì. Questi alberi anche. Assolutamente. Ok. E poi c'è dal Garda. Ci dovrebbe essere un traghetto. No, vabbè, con il traghetto a sinistra. Ma posso andare con... posso andare con... imbarco traghetti per Tuscolano. Io salgo, eh. Forse non posso, so cavoli vostri. 10. No, ci sta forse il camion. Ci sta. Pericolo, caduto in acqua. Ci credo, è piccolissima la nave. Ok. È entrato tutto? È entrato tutto. Invio. Andiamo a Torri del Ba, cioè di fronte praticamente. Cavolo, sarebbe stato fighissimo se ci fosse stata l'animazione come quella lì della Romania, dove con il camion. Ciao bro, grazie fratello, suoniamolo. Scendo, scendo. Ah ok, adesso dove andiamo? Io volevo andare a Brescia. Senzano, il limone del Garda, Trento, vediamo per andare a Brescia. Adesso voglio andare a... allora, Riva del Garda, vabbè, fighissimo. E volevo andare a Brescia. Voglio andare qua. Vediamo se mi ricorda qualche strada di Brescia. Vado a destra? Perché in teoria Brescia non è a sinistra. Scusa, vediamo dove mi porta il navigatore. Che mi porta di lì? Riva del Garda, infatti, a sinistra che devo... a sinistra devo andare. Oddio, stavo per tamponare quel camion. Ok. Ole, andiamo. Figo. Figo, figo, figo. Bravo, bravo Mattia. Abbiamo fatto comunque l'altro gameplay, la scuola guida. Ho visto che vi è piaciuto. Mi raccomando, raga, sostenete sempre Euro Truck Simulator. Anche tra poco esce Farming Simulator 25. Quindi giocheremo anche a quello. Podrax, sempre Euro Truck. Ci hai rotto le scatole. No, no, stanno arrivando gli altri giochi. Non vi preoccupate. Gardone, Riviera. Piccolo laggucchio. Ma più dovuto a Euro Truck. Euro Truck sta diventando veramente pesante. C'era un tipo in bicicletta lì. La bandiera Salò. Oddio, Salò, non mi laggare. Salò. Ma Salò era la sede di Mussolini. La Repubblica di Salò. O sbaglio? Non sbagli, Podarak. Credo. Dove... boh, non lo so, non mi ricordo, così quando... della Seconda Guerra Mondiale, quando si è rifugiato, boh. Però Salò è di Brescia. Brescia, Salò, Salò. Brescia e Salò, io mi ricordo. Ci sono stato a Salò. Eeeh, Brescia a destra. Brescia a destra, però è chiusa la strada. S lunga, attenzione, c'è l'S lunga, che figo. Wow, cos'è che c'è lì? Ah, 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 c'è lo spammino lì. Vediamo cosa dice lo spammino. Italy Map Project
una nuova Italia su Eurotrack. Primax. Che cacchio è Primax? Cos'è Primax? Che bello, che bello. Ci sarà l'easter egg della pubblicità di Podrack? Ok, allora, qua ci sono una ditta di bombole del gas. Bello, ma sai che sì, effettivamente, Rociale. Molte zone, sono molto simili alla realtà. È quasi più bella della mappa di Parigi, cavoli. Piccola stretta, stretta, cioè oddio. È accessibile per i camion. Lì abbiamo Farming Simulator 25. Qui siamo a Pedenghe sul Garda, ragazzi. Bello, con la farmacia. I bro che escono dal bar. Anzi no, vestiti. Ma raga, ma perché ci sono 26 gradi? Ho preso la multa a Pedenghe sul Garda. E siamo arrivati a Peschiera del Garda. Ok? Desenzano del Garda, assolutamente. Desenzano è una bomba, anche Desenzano. C'è il lago di Desenzano del Garda, bellissimo. Ah, ma ecco perché, per sbaglio, l'ho girato. Ma perché l'acceleratore mi sembra come se la frizione? In realtà è perché si è girato. Ma il nostro Matt 17 per fare ste mappe è venuto qua. Allora, qua il navigatore poi cosa mi dice di fare? Ah, ok. Va bene. Facciamo tutto questo percorso. Noi ci guardiamo anche un po' all'esterno. Attiviamo il cruise control, che sia adattivo. Desenzano del Garda, perfetto. Frena, vero? Sì, frena. Ok, andiamo. Oh, Chiari, Monti Chiari. E se sei arrivato a Monti Chiari, Podrack, significa che sei a buon punto. Attiviamo il cruise control, vediamo se funziona. Ok, aumento. Vediamo se funziona l'aumento. Aumento il cruise control. Come faccio a capire se ho attivato quello adattivo? Poi non lo so. Solo che gestisco adesso da questa levetta 85 km orari. Continua a aumentare. E adesso è diminuita a 70. Siamo a 75. Ok, perfetto. Diminuiamo. Attiviamo il freno motore. Freccia. Posso farla alla rotonda? No, non la posso fare alla rotonda. Posso fare la rotonda gestendo solo il cruise control? No, perché c'è l'auto qua. Wow, stiamo entrando nella A4? A4, sì. C'è la Brebemi qua? Non lo so, devo vedere. No, no. Bella, mi è piaciuta. Oh, c'è l'inceneritore lì. Oh, ha fatto l'inceneritore. Come quello reale che ci abbiamo a Brescia. A sinistra cosa abbiamo? Boh, una banca, boh, qualcosa. Lì c'è l'inceneritore. Non so se è l'inceneritore di Brescia o è una roba a caso, però potrebbe essere l'inceneritore di Brescia. Potrebbe, eh. Ci vorrebbe... Forse ci sono le strade di città per Brescia. Oddio, ma quanto io sto andando? Sto andando a 105. Ma sei un pazzo, povera. Frena, frena, frena. Ok, 90 km, Monti Chiari aeroporto, raga, l'aeroporto di Monti Chiari lo conosco, ho preso l'elicottero lì. La mia prima e ultima volta che ho preso l'elicottero. Quando sono andato a Reas. Ok, occhio Podrack. Perfetto. Facciamo la nostra salita. Giriamo tra poco a sinistra. Ho messo la freccia un po' troppo in anticipo, ma va bene. Meglio in anticipo che mai, direbbe qualcuno. Abbiamo fretta all'auto davanti. È un bel Volvino.
Ma sapete, ho messo la telemetria di Moza e il volante mi sembra ancora migliorato ulteriormente. Dai. E qua che azienda è? Che azienda corrisponde questa qua dove sono arrivato a Brescia? Raga, è bellissima sta mappa. Abbiamo visto poco e niente. In realtà abbiamo visto solo Brescia praticamente. Ma è fatta bene, cavoli. Fatta bene, bravo Matte 17. Speriamo che questo progetto lo continui. Come ho tamponato quell'auto io, non la tampona nessuno. Siamo alla Cargo Trans. Bello, fico. Ok ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate con un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Qui sotto in descrizione trovate il link della mod. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!